Ma hey Cooge, ben ritornati dal vostro Andrea Nicolantoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Continuiamo giustamente le missioni Blasters e ho giocato per una bella oretta e mezza ieri. Ho aperto due nuove aree e ho potenziato di un bel po' la squadra. Non tanto con i livelli dei singoli yokai, ma con l'equipaggiamento. Ho fatto il covo da 40 piani finendolo e ho raccolto un macello di oggetti perdù. E poi alla fine ho perso perché mi sono distratto. Al 40° piano i due boss già affrontati mi hanno fatto fuori. Però ho raccolto un po' di armi e quindi insomma la squadra è bella potenziata. Quindi ci siamo, direi. Quindi Tempio di Perdutide. Aspetta, no, io ho aperto questo nuovo tempio che è solo di livello 20. Il che comunque sia mi fa capire che questo qui dovevo affrontarlo in un secondo momento, forse. Ho altri due tempi aperti, oltre a Fauci Sfinger 2. Quindi Tempio di Perdutide, che è solo a livello 20, il livello iniziale, mi fa capire che deve essere fatto prima di questi, anche perché sta appena dopo Tomba del Faraone Perdù. Quindi facciamo oggi, in questo video, Tempio di Perdutide. Andiamo! Ma visivamente è abbastanza carino, comunque sia, nulla da dire. Vai, entriamo, facciamo una cosa piuttosto veloce, tanto bene o male faccio solo i boss, quindi quando faccio questo tipo di video, perché la cosa interessante appunto sono i boss, non chi trovo nei dungeon o cose simili, oppure magari se trovo qualche oggetto perdù. Inoltre ho anche registrato l'evento delle 100 monete, se tu raccogli 100 monete d'oro nel dungeon c'è un evento, ecco, intanto vengo teletrasportato male. Dove c'è appunto questo evento dove puoi raccogliere, se raccogli un discreto numero di cibo, e praticamente ti danno una cesta d'oro, d'argento, di bronzo o normale. E dentro c'è un oggetto perdù, in teoria, un tesoro perdù. Ma di preciso non lo so se è sempre così, però io l'ho fatta solo due volte, ovviamente non è andata benissimo perché il computer fa quello, il cavolo che gli pare, quindi ho fatto solo argento e normale, anche perché le altre due volte mi prendevano sempre le bombe, i teschi, quindi... Ma comunque sì, ho registrato, poi magari ve lo insacco da qualche parte, non lo so. Proverò a farvelo vedere in qualche modo. Siamo nello spazio ora, che è successo? Pronti ad affrontare Termaiarozzo! Ma è un boss forte a quanto pare. Mo. Sì, vabbè, basta stare tranquillo, La vittoria è tutto! Vai! Quanto sarà forte, dai? Abbastanza da farmi male. Pensiamoci. Ah, siamo insaponati. Vabbè, ci laviamo per bene. Non dovrebbe essere troppo difficile. Troppo difficile. Ma qui come mi curo dall'incanto qui? Ah, da solo? Beh, meno male. Aiuto! Dove lancia? Dove lancia? Ah, fa a caso. Oia. Ha finito? Oh, qua... Bene, ora è stanco, meno male.
Vai, 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 abbiamo fatto male, abbiamo fatto. Perché sono Fukuro Kujo? È forza di nuovo Emma. Tanto per un attimo ero diventato Fukuro Kujo. Pensavo di aver premuto Fukuro Kujo, invece no. Pensavo di aver premuto Emma, invece no. Maledetto. Che poi lancia la saponetta che ti insegue lui, anche fosse, no? Ma scusa, ma non ci pensi un attimo a quello che fai? Cioè, perché lo programmi con la saponetta che ti insegue? Non ha senso. La lancia a difetto. Dai, io lo so, certe volte devi fare assurde le cose. Il primo piano di questo perdusi del tempio è andato. Che abbiamo trovato? Ah, due monete di termaiale? Ma dai! Ah, già ce l'avevo termaiale. Pure più forte del livello 1. Prepariamoci ora sempre per la tempio, sempre per il tempio di Perdusside. Abbiamo Insomnia, Sigillo Imperiale, Kintarian e Medicina Miracolosa. Medicina Miracolosa mi piace. E anche avere Kintarian in squadra non sarebbe male. Chi ha sempre l'effetto dell'altro Kintarian in banda dei cani pallidi e gatti rossi? Perché comunque sia, sarebbe interessante sconfiggere un boss con un solo attacco. Molto interessante. Però devono esserci le condizioni perché accada, non è che accade sempre. Perfetto, Insomnia! Ci siamo? Ah, abbastanza veloce si fa, dai, non è tanto difficile. Perfetto, vediamo un po' qua. Non ho l'energy max con lui, perché? Ah, ecco, sembra strano. Ottimo. Piuttosto veloce lei. Ah, due statue, va bene. Sigillo Imperiale. Yokai Comandanti. Ah, cavoli, questi non so chi sono gli Yokai Comandanti. Mi sa che dovrò cercarli. Ottimo, continuiamo la nostra esplorazione. Andiamo, tempio di Perdusside e... Corocchio! Tesoro dell'abilità che mi interesserebbe davvero tanto, il tesoro dell'abilità, ragazzi. Secondo me non è l'oggetto più importante da trovare, ma uno dei più importanti, perché ti aumenta l'abilità. E alcuni yokai hanno delle abilità davvero davvero forti e da aumentare. E a breve porterò anche video su come prendere i Komasan, Komajiro e Jibanyan S. E... però, tornando un attimo in topic, l'oggetto più importante, non so come si chiama in italiano, l'ho visto in inglese scritto, serve ad aumentare il livello, praticamente. E penso che sia uno degli oggetti più importanti da trovare in tutto Blaster Steel. Perché ti porta dal livello 1 al livello 50 con, un attimo, uno schiocco di dita. Quindi è davvero importante, secondo me. Pronti ad affrontare Corocchio? Un'altra lotta, dai, 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 su. Ah, si difende, peccato. Ci vorrà un pochino di più, ci vorrà. Ah, sì, l'unica cosa che ci vuole è solo più tempo contro di lui alla fine. Non fa grandi danni. Facile facile, davvero. Il bello sarà quando dovrò affrontare i dungeon più difficili. Lì davvero mi metterò a piangere, credo. Niente oggetti perduti, che cavolo. Ci tocca da affrontare, ora? Mani più! Trisalamandra come amico ci possiamo fare. Mi piace. Livello 35. Oh... beh, Mani più non ricordo sia tanto difficile come yokai nel gioco. Yokai Watch 2. Però penso che qua forse magari in Blasters è diversa, perché comunque sia possono muoversi, cose varie così, quindi potrebbe essere più piancante la lotta. Ma hey, finché non la facciamo non lo sapremo. Ci siamo! Pronti, sgranchiamoci bene le ossa contro questo tizio qui. Ah, ha cambiato nome. Cioè voce, ma no. Perché nome? Tira fiaschi. No, no, tranquillo. Tu non tirare nulla. Eh no, questo no, qui no, eh.
Addosso a me no. Elettrizzante. Ma non è vero. Non è vero, non sei elettrizzante. Perché Futuro Cugio ha perso i sensi? Cosa è successo a Futuro Cugio? Dov'è? Rivitalizzatelo, su. È proprio sulla linea di fuoco, sta? Non ci siamo. Che sfiga, però, proprio sulla linea di fuoco? Ragazzi, però, così non va bene. Levatevi però da lì, ragazzi. Non mi fate colpire. Perché non sta mai girato verso l'avversario? Fukuro Cugio, ancora? Se vuoi che perdiamo, dillo. Almeno ce lo sappiamo. Dai, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Eccolo! Vai, schiattaci male. E dai, andiamo allora. Non è ancora giunto il momento che io perda. Non è ancora giunto. Oh, yes. Mamma mia, che lotta. Perché Fukuro Cugio due volte mi ha dato KO? Tre volte, dico, oh. E che facciamo? Un curatore che non si cura? Alla fine ho preso il controllo di Fukuro Cugio. Almeno l'ho curato. Se no il computer gioca male, male, male gioca il computer. Devo un attimo rivedere la strategia. E sfera sacra. Beh, grazie. Tanta roba. Abbiamo concluso anche questo tempio. Quindi ora un altro obelisco, un altro perdubelisco si illuminerà. E abbiamo superato anche questa. Perfetto. Mi chiedo perché Wyatt conosca così bene queste colonne. Un altro mistero. Bene, quindi adesso la piramide. Vediamo che succede. Il terzo occhio, quindi, era quello della conoscenza, l'occhio che tutto vede. L'avete vista? Ha cambiato di nuovo aspetto. Deadpool. Cosa? Avete già preso il tesoro? Di nuovo? I Blaster Steel sono i migliori. Questo perché non mi sono ancora impegnato al massimo. Tutti quei tesori presto saranno solo miei. Beh, dovrei fare la quest di Deadpool, a dire il vero, anche oltre a cercare tesori. Ad ogni modo, siamo al livello 42. Nel prossimo episodio, cioè domani, che facciamo? Dovremmo fare Sphinger Dew. Però mi sa che per fare l'ultimo livello di Sphinger Dew mi servirà l'aiuto dell'aura. Oh cavoli, qui abbiamo Manitoot. E dato che è al livello 30 ed è qui comunque sia primo nemico, l'ultimo chi potrà mai essere? E pensate qui che il primo è Nero Orco. Chi sarà l'ultimo? Ad ogni modo, Cugio, per questo video è davvero tutto. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente di dare un'occhiata in descrizione per il link alla pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.